Ciao ragazzi, ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video dove andremo a scoprire insieme il volante Fanatec McLaren GT3 commercializzato alla fine di dicembre, nel periodo di Natale, intorno al 22-23 dicembre, da Fanatec, la versione 2. Ho fatto già una mini recensione molto veloce di questo volante, ma questo vuole essere solo un piccolo approfondimento, visti anche i tanti commenti, le tante domande presenti in rete di gente che si chiede appunto quale sia l'effettiva qualità di questo volante, rapportata ovviamente al suo prezzo. Partiamo dal presupposto che questo volante era 2 anni fa stato già commercializzato da Fanatec e andò a ruba, diciamo, e fu anche in quel periodo un grande successo, la versione 1, e poi attualmente nell'arco di questi 2 anni se ne trovavano usati a prezzi anche più alti di quello che era effettivamente il prezzo di partenza del prodotto. Quindi perché un volante, diciamo, serie limitata, ricercato, quando lo hanno ripresentato fine dicembre, ecco, ha avuto un bel successo. Effettivamente adesso risulta in preordine sul sito Fanatec, quindi purtroppo se volete questo volante dovete attendere un attimino perché è in preordine. Io ho fatto l'ordine esattamente dopo un'ora dalla presentazione, il 23 credo dicembre, e mi è arrivato dopo pochissimi giorni, 3-4 giorni al massimo, considerando le feste natalizie. Partiamo subito, mettiamo un attimino da parte il nostro meraviglioso volante. La confezione è molto, molto carina anche lei, diciamo, volante disegnato, c'è scritto for Xbox, ma in realtà ovviamente questo volante va benissimo con PC, va benissimo con, credo PS4, ma non lo so, dovete controllare bene sul sito, ma non avendo PlayStation, non essendo un amante di console, ecco, non so esattamente dirvi se è compatibile. Però con Xbox sicuramente sì, con PC ovviamente compatibilissimo. E il volante si presenta così, l'immagine sulla parte anteriore della scatola. Qui abbiamo la macchina, la McLaren appunto, che ha questo volante esattamente così come viene disegnato poi da Fanatec. Nella confezione, aprendo la confezione in questo modo, nella confezione troviamo cosa troviamo? Allora, innanzitutto troviamo manuali di istruzioni, adesivi Fanatec, uno io l'ho già tolto e l'ho applicato, fantastico. Poi benissimo, vabbè, la copertura del volante, e poi troviamo questa meravigliosa anche sono praticamente i pulsantini di ricambio. Potete cambiare i pulsantini a vostro piacimento sul volante applicando semplicemente queste cover ai pulsanti. Si attaccano e si staccano con non molta facilità, altrimenti si staccherebbero durante l'uso. Quindi per staccarli è necessario mettere in contrasto qualcosa sotto per poter, diciamo, fare le cose in maniera corretta ed evitare un danneggiamento. Una volta incastrati restano lì, quindi per toglierli io ho usato un paio di forbici, inserito ruotando le forbici, facevo leva e si stacca, quindi molto comodi. Potete personalizzarli, anche se poi io l'ho personalizzato un po' con degli adesivi miei, ma in realtà all'interno del volante è già presente una mini degli sticker, praticamente, che sono esattamente questi, degli sticker utili. Adesso la camera non zoom, però ecco, sono gli sticker che servono, eccolo qua, servono per personalizzare il volante. Ed è una cosa interessante, molto carina, perché in dotazione già al volante. Io non ho utilizzato questi perché io avevo già degli sticker in mio possesso. Comunque, tornando invece al nostro meraviglioso volante, mettiamo, ovviamente abbiamo anche le plastiche, le coperture, tutto quello che è necessario. Mettiamo la confezione da parte e andiamo a prendere il nostro volante. Eccolo qua, il volante è questo qua. Devo dirvi, il volante è veramente molto bello, è molto molto bello. Come potete ben vedere, il mio è abbastanza personalizzato con gli adesivi,
che vi dicevo prima, non presi dal pacco Fanatec, ma avevo degli altri adesivi, quindi li ho utilizzati. Allora, questo volante l'ho utilizzato ormai già da, appunto, da quando mi è arrivato. L'ho utilizzato, ci ho fatto diverse gare, e l'ho utilizzato anche abbastanza spesso, tra virgolette, anzi quasi sempre. L'ho montato e non ho più utilizzato altri volanti. E devo dirvi che l'esperienza di gioco è molto molto coinvolgente, molto positiva. Nella parte anteriore abbiamo una configurazione di pulsanti molto simile al volante reale. Questa è la copia del volante della McLaren 6.50, ok? GT3, non della 7.20. Infatti, se voi andate in rete a cercare le foto del volante della 7.20, è differente da questo, è più sottile, è proprio diverso. Viceversa, le foto della McLaren 650 GT3 sono esattamente, potrete vedere che il volante è per il 99% simile a questo, tranne alcune cose, manettini, che ecco, la versione reale ha in più di questo, ma proprio per ragioni, per lo scopo di utilizzo. Questo è, diciamo, per un simulatore, quello per un'auto reale ci sono delle differenze. Comunque, nella sostanza, il volante è quello. Chiariamo innanzitutto una questione fondamentale che tutti ci chiedono: di che materiale? Il volante è in plastica, e questa c'è una trama simil carbonio particolare, molto bella e molto piacevole al tatto, però è plastica, è plastica. Non c'è acciaio, non c'è acciaio dietro, non c'è acciaio, è tutta esattamente plastica. Ma plastica, come potete vedere, è molto ben assemblata. Io questo volante non ho scricchiolini, non ho una sensazione di plastica economica, plastica cheap. Ho una sensazione di volante strutturato bene, solido, molto bello sicuramente a vedersi, ma anche dal punto di vista della costruzione e dei materiali, sempre considerato il prezzo dei suoi 199 euro, è un volante validissimo. Il feed dei pulsanti è molto bello, ragazzi, è molto molto bello, molto realistico. Questi, il pulsante PIT e il pulsante neutral, hanno una forza maggiore. Per essere premuti bisogna avere una forza ben superiore a quella necessaria per gli altri pulsanti, molto molto valida. Poi abbiamo queste due rosse, queste due levettine che si scorrono verso l'alto, verso il basso, dove potete mappare ciò che volete. Queste due esattamente su in alto. Io qui ho messo Brake Bias, qui ho messo le funzioni di assetto corsa competizione del menu, praticamente che mi scorre il menu con i tempi e tutto. Poi abbiamo questi due manettini ruotabili, sono manettini che potete mappare come vi piace. Io ho messo ABS e traction control, quindi aumento, diminuisco l'ABS, molto comodo. Questo non è un manettino mappabile. Questo a cosa serve? Mi serve a diverse modalità. C'è la modalità A, che è questa preimpostata che voi vedete in questo momento. Praticamente utilizza le due palette posteriori, che sono, poi il retro ve lo faccio vedere dopo, sono posizionate sotto alla paletta del cambio, servono per la frizione, due palette, molto comode per chi gioca a Formula 1 per le partenze eccezionali. In questo modo B, le palette sono una per la frizione e l'altra per il freno a mano. In C abbiamo acceleratore e freno. Quindi per chi non ha una pedaliera, in realtà può utilizzare acceleratore, perché sono degli assi. Ok? Come potete vedere, sono esattamente degli assi. Potete mappare con la modalità C, anzi già mappata, acceleratore e freno. Quindi fantastico, potete utilizzare solo il volante senza pedaliera. Certo, è una cosa strana, però c'è magari qualcuno che ha la necessità di utilizzare solo i comandi manuali, non ha la possibilità di utilizzare pedali per qualsiasi ragione al mondo, e questa è sicuramente una funzione eccellente che dà veramente un gran valore a questo volante. Nessun volante Fanatec ha questa funzione con questa mappatura. La D invece, la mappatura D, voi potete, ma sono due assi indipendenti da mappare come vi piace, potete associare tutto quello che volete. In qualsiasi gioco voi mappate un asse e lui ve lo riporta su questo. Sono due assi indipendenti, non è lo stesso, ok?
Quindi io ce l'ho sempre su A, utilizzo frizione, ma diciamo la uso pochissimo, e quindi sono assi che per me sono quasi sempre inutilizzati. Poi ho mappato qui altre funzioni, le luci, il flash, piuttosto che qui ho mappato la visuale posteriore, il KERS DRS quando gioco Formula 1, con Assetto Corsa o con F1 2020. Questo è un altro pulsante che non ho mappato, questo ha la copertura, che quindi se volete, vedete, si può togliere e c'è il pulsantino sotto, viceversa, io la applico e la copertura non va più via. Questo invece è una rotellina che praticamente è ruotabile, deselezionabile e ovviamente è il hat switch su, giù, destra, sinistra, ok? Che vi serve anche, qui c'è un display, per regolare i vari settings Fanatec. Sapete che Fanatec bisogna regolare i vari settings da questa rotellina, set 1, set 2, set 3, potete regolare tutte le impostazioni che volete attraverso questa rotellina. Le impugnature sono in gomma, una gomma molto molto bella al tatto, una gomma che ha una finitura, devo dirvi, piacevole. Ovviamente è sempre meglio utilizzare dei guanti per un grip migliore, ma anche senza guanto, e io lo utilizzo spesso senza guanto, questa impugnatura con queste manopoline in gomma risulta molto solida, molto stabile, molto, c'è un bel grip anche senza guanti, ed è una gomma di ottima qualità, assolutamente. Parte superiore bella, spessa, non è il volantino sottile classico, è un bel volantone, bello, una bella corona spessa. Poi andiamo nella parte posteriore, dove troviamo, come abbiamo detto prima, i due assi mappabili come volete oppure utilizzabili per posizione. Poi abbiamo i paddle per il cambio, che è un unico asse, come potete vedere è un unico asse che in base alla pressione, come potete sentire, c'è già un effetto magnete che risulta molto piacevole quando cambio. E quindi quando porto giù questa, l'altra si solleva in maniera tale che se sono in condizioni particolari, in una sterzata dove sterzo molto, non riesco a prendere la cambiata per dargli la scalata, posso comunque sollevare l'altra e mi cambia la marcia. Dall'altra parte, se ho solo la presa da un lato, posso sollevarla e la marcia la prende ugualmente. Questo ovviamente non è plastica, è un acciaio trattato, un materiale, sì, materiale ferroso, acciaio, ma come potete sentire non è plastica, ok? Questa è la novità anche della versione 2, il quick release, che io lo reputo molto molto valido. È un quick release che si applica a qualunque base Fanatec in maniera molto veloce, si ruota questa ghiera e il volante è bloccato, non dovete inserire perni, nient'altro. È molto molto veloce, molto pratico, soprattutto molto semplice come utilizzo. Poi inserite, a parte, come potete vedere qui c'è unlock e lock, quindi a destra blocco, a sinistra ruoto e blocco il volante sul suo mozzo della base in mio possesso. E l'ho utilizzato tantissimo tempo, risulta assolutamente valido come sistema. Chiaro, l'ho provato io una base CSL 1.1 che ha la forza quella che ha, non è una 2.5, non è nemmeno un podium, quindi magari sul podium potrebbe essere necessario avere, per la forza generata da questa base, potrebbe essere necessario avere il quick release, quello in acciaio che Fanatec vende a 99 euro credo, come add-on aggiuntivo. Semplicissimo, lo potete acquistare tramite queste viti, smontate questo quick release, montate il quick release, quello Fanatec da 99 euro, tutto in acciaio con il vero quick release, con la ghiera che scorre così, e siete a posto, perché magari rende un attimino la struttura del quick release più solida. Ma ripeto, non è che questa non sia solida, è una struttura molto valida, molto solida, non ha scritto niente, ma io la sto muovendo, non si muove di un micro millimetro, quindi bisogna anche considerare una cosa molto importante. Tanta gente dice, ma sì, ma io compro il Formula, è un'altra qualità, e il Formula V3 è fantastico, quello con le manettine laterali, ottimi volanti ragazzi, parliamo di Fanatec, parliamo di volanti veramente di qualità molto alta, ma bisogna dare bisogna fare veramente una molta chiarezza su questo aspetto.
Io ho posseduto anche il Formula V2 che ho venduto non appena in possesso di questo Fanatec GT3 McLaren. Perché? Perché il Formula V2, per quanto oggettivamente i materiali, tutto acciaio, le palette dietro quell'acciaio fatte molto bene, la struttura, l'alcantara come impugnatura, dal punto di vista strutturale il Formula V2 è sicuramente un volante superiore, ma ha un costo differente. Quindi chiaramente è un volante superiore dal punto di vista strutturale, quindi è un Formula un po' più stretto, credo sia 27, questo è 31, credo. Quindi è un volante più stretto, è proprio classico volante Formula. Quindi la struttura chiaramente di un volante Formula che costa 369 euro o il Formula V2 che costa 299 euro hanno dei materiali differenti. Dal punto di vista dei pulsanti no, vi assicuro che il feed, la sensazione dei pulsanti è esattamente la medesima, quindi credo che i pulsanti utilizzati siano gli stessi. La struttura, il corpo è sicuramente differente, qui parliamo di plastica, lì parliamo di acciaio e oggettivamente hanno una struttura diversa, un prezzo diverso. Ma questo non significa avere un'esperienza di guida migliore con il volante Fanatec Formula V2 e Formula V3 o volanti da 400 euro, da 369, da 299 che siano Formula. L'esperienza di guida ve la dà quello che in realtà il volante riesce a trasmettervi. Cioè, io una volta montato questo, nonostante i materiali più economici, ma vorrei aprire e chiudere una parentesi sull'economicità di questi materiali, non vuol dire che questo materiale economico è meno solido e meno prestante e performante rispetto al Formula. È un materiale plastico, ma un materiale plastico di alto livello, non è una plastichina spessa 0,1 mm. È una plastica decisamente corposa che quasi può ingannare. Può sembrare un materiale differente, può sembrare un carbonio, può sembrare un materiale, però è plastica, lo sappiamo benissimo. Quindi la mia esperienza di guida con questo volante è migliorata, è cambiata per le mie esigenze. Chiaramente questo è un dato soggettivo. Ognuno ha le proprie esigenze, ha le proprie necessità e i propri gusti. Quindi sicuramente un Formula può piacere a qualcuno e può non piacere a qualcun altro. Questo, per la stessa ragione, può piacere a qualcuno e non può piacere a qualcun altro. Se parliamo di materiali e di costruzione, il discorso si fa oggettivo, non è più soggettivo, quindi il Formula oggettivamente ha dei materiali differenti, dei materiali, chiamiamoli superiori, questo materiale plastico chiamiamolo inferiore, ma questo inferiore io lo metterei tra virgolette. Quindi non lasciamoci ingannare dal fatto che questo è un volante in plastica, il volante in acciaio è sicuramente migliore. Probabilmente col volante Formula avete un'esperienza di gioco migliore, ma non è detto che con questo l'esperienza di gioco sia inferiore, perché il materiale è inferiore. Questo è quello che volevo farvi capire, qual è la mia idea, perché li ho provati entrambi, perché li ho avuti entrambi, e assolutamente la mia esperienza di gioco, soprattutto con le GT3, ovviamente essendo un volante GT3, nato con GT3, un po' più largo, mi trovo molto, ma molto meglio, un'esperienza di guida migliore con questa tipologia di volanti piuttosto che un volante Formula più stretto, più particolare, sui percorsi un po' tipo Imola, percorsi molto, molte curve, è un volante molto troppo sensibile dal mio punto di vista. Questa è la giusta dimensione, se non per me anche i volanti a corona tonda sicuramente sono eccezionali. Ma noi stiamo parlando del McLaren GT3 e quindi per quello che costa, per i suoi 199 euro, è sicuramente un volante che vale il suo prezzo. Quando poi mi si dice che un Formula da 400, da 369 è migliore, migliore parliamo di qualità dei materiali, di tipologia dei materiali, potrei dirvi sì, c'è un materiale differente, che poi migliore o peggiore, benissimo, materiale differente. Ma l'esperienza di guida non necessariamente col Formula è migliore. Questo deve essere veramente un qualcosa di molto chiaro a tutti, perché l'esperienza di guida è soggettiva. Io posso trovarmi bene con questo volante, posso trovarmi bene con qualsiasi altro volante. Poi l'oggettività sta nel materiale. Adesso vorrei farvi vedere questo volante in come ci si trova in gioco. Farò un altro video dove praticamente farò una ripresa del volante. L'ho già fatto qualche giorno fa, ho utilizzato questo volante in una gara Imola, ma vorrei farvi vedere
in dettaglio come funziona questo volante montato sulla sua base. E farò un video successivo a questo, e dove magari utilizzerò la base, e magari nei commenti, se volete, potete farmi tutte le domande, chiedermi tutte le cose che magari nel prossimo video voi volete vedere e volete capire, volete conoscere meglio in base all'utilizzo vero e proprio di questo volante con i vari simulatori. Parliamo di Assetto Corsa Competizione, e parliamo di F1 2020. Non ho altri simulatori, non ce li ho, ma non li utilizzo, quindi normalmente i miei simulatori sono Competizione, Assetto Corsa versione 1, parliamo volgarmente la versione base, e F1 2020 qualche volta, giusto. Bene ragazzi, questo è tutto, spero questa recensione un po' più dettagliata, un po' più approfondita di questo meraviglioso volante sia piaciuta. Nel caso in cui non sia piaciuta, benissimo, mi dispiace, ditemi cosa posso migliorare. Se viceversa vi è piaciuta, mettete un like, iscrivetevi al canale e chiedetemi tutto quello che volete nei commenti sotto. Se ho tempo, sicuramente sarà un piacere rispondere. Grazie mille a tutti e a presto, ciao!